Buon Natale, grande D. Cilento Channel si trova presso il supermercato MD in località Mattine per far visita ai clienti e raccogliere gli auguri di Natale per l'anno 2016-2017. Entriamo e andiamo a trovare le persone che stanno facendo la spesa. Come si trova con i prodotti MD? Bene. Sono competitivi, sono buoni? Sì. Sì. Vogliamo lasciare però gli auguri di Natale a tutti coloro che ci stanno ascoltando da parte vostra? Auguri a tutti. E un buon Natale, buone feste. Come sono le offerte da MD? Buone, sì, perché qua è buono il pane, i panini, tutto. Senta, vogliamo fare gli auguri di Natale, quindi gli auguri di Natale da? Da Paola. Da Paola, chi li vuole fare? A tutti quelli che conosco, amici, i parenti. State facendo la spesa in occasione delle festività natalizie, come trovate le offerte del supermercato MD? Sono abbastanza buone. Vogliamo lasciare anche un messaggio di Natale per tutti coloro che ci stanno ascoltando? Sì, speriamo che questo Natale, questo nuovo governo ci porta un po' meglio di quello che abbiamo passato. Che cos'è che trova migliore in questo supermercato? Per esempio, sapeva che aveva del pesce, e ci sono da pigliare il pesce. Un'altra parte, so che qualche altro articolo, per esempio la frutta, non so, e va un'altra parte. Va a girare, anche tempo a perdere. Auguri di Natale da? Da Ciccio, tutti quanti, tutto il mondo, tutti. Che cosa si augura per Natale? È un bel tempo, una buona mangiata, un amore di famiglia, insomma tutto di buono anche. Ma lei che cos'è che cucina a Natale? Ma non lo so, per me ogni giorno è Natale, quando mi piace una cosa me la mangio quando voglio. Insomma. Gli auguri di Natale da? Davide. Da Davide. A invece? A chi vuoi fare gli auguri di Natale? Tutti quelli che conosco, quelli che, con cui lavoro, è la mia famiglia. A tutti in generale, persone che sono in ospedale, che affrontano qualcosa che proprio non... gli auguro un buon Natale con il cuore. Come trova le offerte del supermercato MD in occasione del Natale? Abbastanza bene. Lei si è soffermato proprio davanti al banco frigo dove ci sono i gamberoni, insomma tutte le cose che si cucinano a Natale, giusto? Sì, cosa preparerà a Natale lei? Adesso è un po' difficile da ricordare. Mentre vogliamo fare gli auguri di Natale? Va bene, auguri a tutti i telespettatori. Gli auguri di Natale da parte di? Stefano. Come trova i prezzi in occasione del Natale del supermercato MD? Ci sono buone offerte? Ottime offerte, ma non solo qua, in tutti i negozi. A noi ci interessa in particolare nel supermercato MD, vi trattano bene? Sì, benissimo. Quindi anche il prodotto è buono, quello è l'importante. Lei che cosa cucina a Natale? Veramente cucina mia moglie. Vabbè, però le assaggia. Il giovanotto è solo e cucina lui, io non cucino. Benissimo, lei si siede però assaggia, quindi sì, che cosa che mangia? A parte il primo piatto c'è il capretto, tradizione. Benissimo, invece quello. Per quanto riguarda i dolci? Sì, i castagni. Panettone? No, panettone no. Castagnacce e struffoli. La signora come si chiama? Giuseppina. Giuseppina, venuta qui da MD per fare un po' di spesa. Sì. Come trova i prezzi dell'MD in occasione del Natale? Ottimi. No, ma normalmente sono già buoni a sé. Come trovi i prodotti di MD? Mi trovo bene, quindi preferisco allontanarmi un po' dal centro e trovare la qualità. E invece per quanto riguarda le offerte in vista del Natale, come le trovi? Non mi sono ancora informata, ma mi hanno detto che sono sensazionali. Perfetto, quindi buona spesa e buon Natale ovviamente anche a te. Anche a te. Ciao. Auguri, buon Natale a tutto il mondo. Frase fatta, ma sempre di affetto. E invece per quanto riguarda la spesa, come trova le offerte di MD? Ma io non faccio mai la spesa, mi trovo qua per caso. Questo è grave. Verrò qualche volta in più. Certo, perché l'anno da MD prossimo ci sono tantissime offerte, soprattutto in occasione del Natale. Ah, ecco, vabbè, l'anno prossimo allora, in questo anno farò un po' di corso di spesa, l'anno prossimo la ritroverò qua e vi saprò dire le offerte se sono buone o meno. Ti salve, stiamo facendo un po' un'indagine per capire se i prodotti di MD sono competitivi, sono buoni e con lei come li trova? Io li ho trovati buoni e competitivi. Gli auguri da?
Giusy, tanti auguri, buon Natale. Ma siamo in compagnia di? Simone Marzocchi. Oh, Simone, reparto tu... ortofrutta. Reparto ortofrutta. Allora, come procede dall'apertura, quindi da agosto fino ad oggi che è in dicembre? Benissimo. Come sta andando? Benissimo. I clienti sono contenti? Contentissimi. Ci sono tantissime offerte in occasione del Natale? Sempre. Anche nel reparto ortofrutta, giusto? Ortofrutta, sì. Vogliamo lasciare un messaggio ai telespettatori di Cilento Channel e invitarli anche a venire nelle festività natalizie per acquistare i prodotti in offerta? Certo, invito a tutti i clienti a venire tutti i giorni arriva lo scarico della merce fresca in tutti i reparti e abbiamo tutti i giorni degli ottimi prezzi e ottime offerte. E come trova le offerte di MD? Contentissimo della merce, ottimi prodotti. Vogliamo sapere se lei è un cliente abitudinario, insomma. Quasi tutti i giorni sono qua, mi trovo bene, mi trovo. Ci fa piacere. Buon Natale e auguri e di buon anno. Da parte di? Come si chiama lei? Da parte di? Martino Gatto. Benissimo, quindi buona spesa e buon Natale. Sempre il e devi far vedere anche il microfono, però guarda chi ci fa concorrenza, ad MD ci fanno concorrenza, questo non ci può fare altro che piacere, quindi vuol dire che le telecamere sono molto presenti in questo supermercato, è vero? Vero o no? Punta, sì. Vogliamo fare gli auguri di Natale. Da Angelo Caruccio, da RMD, un augurio a tutta la clientela e un bacione. Lei è un cliente abitudinario di MD? Abbastanza. Come trova le offerte in occasione del Natale? Ottime. Come trova i prodotti di MD? Sono buoni. Sono buoni, invece le offerte in vista del Natale come le trova? Belle. Bene, perfetto. Consigliamo quindi anche agli altri che seguiranno questo report di venire qui. Noi veniamo sempre qua, sempre. Di dove siete? Noi, io non sono di qua. Si sente un po' dall'accento che non è di qua. Però abitiamo qua, Ogliastro. Ah, bene, quindi ha scoperto questo supermercato, è diventato cliente fisso. Come bello, nuovo, come supermercati a nord. Perfetto, come disposto. Quindi anche benissimo. Non solo le offerte ma anche la disposizione, il banco, insomma gli spazi che ci sono, quindi a noi fa piacere questo, i titolari saranno contenti di queste sue parole. Facciamo invece gli auguri di Natale ai telespettatori ma anche a tutti coloro che vengono qui a fare la spesa, che ne dice? Va bene, auguri di buon Natale, felice anno nuovo e che sia un anno migliore e che si cambia il governo. E ci ritroviamo a distanza di 4 mesi in compagnia del simpaticissimo Agnello, sempre presente, qui ad offrire dell'ottima carne fresca. Allora Agnello, come procedono gli acquisti in vista del Natale? Andiamo abbastanza bene, gli acquisti, i clienti rispondono bene, perché il prodotto è buono, tutto italiano, e diciamo discretamente anche la qualità e soprattutto c'è il prezzo che è ottimo, che diamo, forniamo della merce buonissima. Nostra e italiana. Bene, quindi adesso però da parte tua vorrei l'augurio di buon Natale, anche di un felice anno nuovo a tutti i clienti di MD ma anche ai telespettatori di Cilento Channel che seguono insomma le vostre offerte attraverso la nostra emittente. Ma giustamente un buon Natale si augura a tutti, soprattutto ai nostri clienti e soprattutto a tutti quelli che ci guardano. Un abbraccio e un bacio, auguri, buon Natale e buon fine anno. Da parte di? Agnello. Benissimo, quindi mi raccomando quando venite da MD passate per il banco della carne fresca perché troverete tantissima cortesia Agnello, ovviamente che vi consiglierà sugli acquisti da fare. E auguro buon Natale a tutti e che sia migliore degli altri trascorsi. Auguri da? Gianni di Agropoli, auguri buon Natale a tutti quanti e in famiglia. Gli auguri da? Simone, auguro a tutti di fare buone feste. Che cosa state acquistando? Capicollo. Siete interessati al capicollo, invece per Natale che cos'è che cucinerete? Lei è la cuoca. Qual è il piatto tipico di Natale che si cucina a casa tua? No, vabbè, quest'anno abbiamo deciso cannelloni. Ah, bene, quindi come trovi invece i prodotti dell'MD? Sei una cliente abitudinaria? Sì, sì, ma vengo spesso tutte le settimane, il sabato. Quindi ci puoi dire anche se le offerte in vista del Natale sono buone? Sì, sono delle belle offerte, infatti ci siamo spesso qua. Bene, e adesso invece vorrei gli auguri da parte tua a tutti i clienti dell'MD, ma anche a chi conosci, insomma a chi ami, in vista del Natale. Vabbè, auguri a tutti i clienti dell'MD e a tutti quanti, di un sereno Natale. I tuoi auguri per chi? Per tutti gli amici, per tutto che voglio bene, a tutto il mondo. Buon Natale a tutti, un sereno anno nuovo. La signora che sorride ha comprato, ecco, qualcosa inerente al Natale. Allora, signora,
E il panettone. La Juve, forza Juve. questa non so se la dobbiamo censurare o la lasciamo, la lasciamo. Sempre forza Juve. Va bene. Senta, ma lei è una cliente abitudinaria, insomma, di MD? Beh, vengo spesso, sì. Come trova le offerte? Buone. Vogliamo fare gli auguri di Natale da parte sua a tutti coloro che in questo momento la stanno ascoltando? Buon Natale a tutti e spero che sia un buon Natale veramente. E forza Juve, forza e in più forza MD a questo punto. Appunto, sì, va bene, ok, forza MD ma forza Juve. Conosciamo il nome invece di questa simpatica signora? Lorella. Benissimo, Lorella, buon Natale e buona spesa sempre da MD. Ho comprato dei panettoni in vista del Natale, presumo. Ecco, come trova le offerte di MD? Non ho guardato il prezzo, quindi non ho... Lui è un buon cliente, quindi mi raccomando, venga spesso. Vengo quando sto nella zona. Solitamente sicuramente li troverò molto vantaggiosi i prezzi, considerando dove spendo a Lugano. Dove sono... Lei non è di Agropoli? No, sono residente in Svizzera. Quindi come si trova da queste parti? Come trova? Ho la famiglia qui. E trovo molto conveniente fare la spesa in questo supermercato. Che è da... Quindi anche le offerte sono competitive in occasione del Natale? Credo di sì. Benissimo. Invece adesso vogliamo lasciare i suoi auguri di Natale a tutti gli agropolesi, ma anche a tutto il Cilento. A tutto il Cilento. Spero che praticamente questa terra possa progredire e meritare gli onori dovuti che fino adesso sono stati dimenticati da chi ci amministra e governa. Lei invece si chiama? Fausto Sacco. Benissimo, quindi grazie a Fausto e buona spesa. Auguri da? Pannullo Alberto. Tanti auguri a tutti i clienti dell'MD. Auguri a tutti per Natale. Auguri da? Auguri da Luigi. Auguro un buon Natale a tutti i clienti dell'MD e un felice anno nuovo. Ha comprato tantissima pizza? Un po' di pizza per i miei figli. Come trova i prodotti dell'MD? Insomma, sono abbastanza buoni. Per quanto riguarda invece i prezzi e le offerte in vista del Natale? Insomma, si può spendere. Auguri da? David, auguri a tutti gli spettatori di Cilento Channel. Buon Natale ai clienti di MD. E anche alle nostre cassiere. Buon Natale. Auguri a tutti i clienti MD. Auguri a tutti, buon anno! Buon anno! Buon Natale a tutti i clienti di MD. Buon Natale! Auguri a tutti i clienti MD. Auguri a tutti, buon anno e buon Natale! Auguri da? Antonella, e spero che per tutti quanti sia un Natale di felicità e serenità in famiglia. Buon Natale all'MD e anche ai telespettatori di Cilento Channel. E ci troviamo in compagnia di Marina, con lei ecco chiuderemo il report all'interno di MD. Allora Marina, i tuoi auguri a tutti i clienti di MD, ma anche ai telespettatori di Cilento Channel che ci seguono e che seguono anche le novità di questo supermercato. Io auguro un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti i clienti di MD e sperando che l'anno nuovo sia splendido per tutti. Grazie. Su queste belle parole di Marina, anche noi di Cilento Channel auguriamo a tutti i clienti di MD, ma anche a tutti i telespettatori di Cilento Channel, un buon Natale e un felice anno nuovo. E mi raccomando, venite sempre qui a fare la spesa perché troverete tantissima cortesia, convenienza, ma soprattutto disponibilità da parte di tutto lo staff di MD. Quindi auguri, buona spesa a tutti e buon Natale!